già la gente sta lì, mi hanno mandato la foto già dalla Feltrinelli. Che figata, stupendo. No, ma è bello, mi hanno scritto che sono partiti dall'Abruzzo, dalla Spezia. Dai. Boh, speriamo che sia tutto reale. Ecco, stiamo andando, eh. Già partito? Eh? Certo. Stiamo andando alla Feltrinelli di Roma insieme alla mia amica. Ciao! Non sono ancora pronta, non ho ancora fatto trucco capelli. Ma sei bella così. E perciò andiamo a presentare a Roma il libro La natura in testa, insieme al signore che ci sta accompagnando. O non puoi essere filmato, sì. Sono cose belle. Allora, praticamente ve lo racconto questo libro? No, non ve lo racconto adesso perché ve lo racconterò dentro la galleria Alberto Sordi presso la Feltrinelli, Roma. La natura in testa di Chico Nalli, ovviamente. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao ciao, siamo alla Feltrinelli, siamo lungo via del corso Roma. Stiamo andando alla mia presentazione, speriamo che la cosa insomma vada alle lunghe, speriamo di avere tanta gente. E Camilla sta con me, non si vede, ma sta con me, eh. Vi aspetto dentro. Ciao. Riesco a parlare meglio con le mani e le forgine piuttosto che con una penna a vino. Infatti qui è successo una cosa inaspettata. All'interno del mio libro ci sono 20 anni di esperienza lavorativa all'interno dei saloni, dei miei saloni, e non solo, girando un po' l'Italia e anche l'Europa. E ho cercato di amalgamare e inserire all'interno di ogni parola che c'è là dentro, di ogni frutto o fiore o radice o olio, c'è veramente l'essenza di Chicco. Perché? Perché ho lavorato giorno e notte cercando di realizzare un prodotto che potesse esplodere, ma esplodere non perché, come posso dire, pensando ai soldi. Questa è l'ultima cosa che purtroppo mia moglie e mia madre mi dicono sempre: tu non pensi mai ai soldi. È vero, non penso ai soldi, perché io sono un empatico, sono uno che si emoziona anche adesso. Io vorrei piangere, perché veramente per me anche solo stare qui e vedere delle persone che magari sono venute qua per me, magari fuori piove, no? Per un semplice libro, è una cosa che per me è una cosa estremamente importante. È questo che mi dà la forza per continuare a lavorare. Io dico sempre lavorare, io sono un televisivo lavoratore, perché quando mi dicono tu fai il personaggio televisivo, scusate la frase, io mi arrabbio, perché io non sono un televisivo, io sono un lavoratore da salone, sono un lavoratore da terra, perché io se non lavoro sto in mezzo alla terra con le mani cercando la qualità di un prodotto e cercando di sviluppare tutto quello che cresce e nasce dalla terra riportandolo all'interno dei capelli. Io amo i capelli, amo il mio lavoro in una maniera, non ve lo voglio raccontare, io vado in ecstasy quando faccio i capelli, è una cosa che purtroppo agli altri, agli occhi degli altri può sembrare una cosa un po' surreale, però è la verità. Io oggi non ho preparato nulla per parlare con voi, sto parlando di getto come normalmente faccio all'interno del mio salone o come normalmente faccio a casa.